Un saluto dalla redazione dell'Eco Vicentino. Queste sono alcune delle principali notizie di oggi. Bentornati. Montebello Vicentino, carambola tra mezzi in A4, coinvolti tre tir e un'auto, grave un camionista e altri due feriti. Traffico paralizzato oggi alle 12.30 direzione Venezia, dopo lo scontro sul cantiere di lavori tra gli svincoli di Montecchio e Montebello, direzione Venezia. Due conducenti sono stati trasportati all'ospedale in ambulanza, il più grave con l'eli soccorso. Una quindicina i pompieri chiamati all'intervento al lavoro da metà pomeriggio sul tratto autostradale. Vicenza bastonata in testa all'anziana andata a fare la spesa dopo il no all'elemosina. Il grave episodio ieri alle 20 in zona San Bortolo, nel piazzale Coop. Protagonista del fatto un 28enne nordafricano noto e in passato già espulso dall'Italia, arrestato nel corso della serata dopo il tentativo di fuga e dopo aver percosso la donna con un palo sottratto a lei stessa. La pensionata ferita non è in pericolo di vita. Barbarano Mossano, appello sui social per trovare Evis scomparso da 15 giorni. Il 32enne è scomparso esattamente il 19 marzo dal suo alloggio di Veronetta, nella città scaligera. Essendo cresciuto a Ponte di Barbarano e avendo frequentato Noventa e Vicenza nel corso dei suoi studi, le ricerche si sono estese nella provincia iberica. Si tratterebbe di un allontanamento volontario, ma da quel giorno il telefonino risulta spento. Noventa Vicentina coltivava cannabis in una serra attrezzata, 60enne denunciato recidivo. Martedì mattina il blitz dei carabinieri condotti al target prefissato in casa del Vicentino dal cane segugio antidroga. Sequestrate piante in crescita, semipronti per una nuova tornata e marijuana essiccata da consumare per circa 60 grammi. Dopo l'arresto e la convalida, rimesso in libertà con l'obbligo di firma. Libri, teatro, musica, molto altro per il nuovo weekend nel Vicentino. Letteratura, spettacoli teatrali, musica, una mostra 4.0 sono alcune proposte che andranno in scena per il prossimo weekend. Gianni Manuel e Martina Polelli hanno fatto il punto nella puntata di Festa Italiana. Chiampo, una rosa speciale per Rosa come regalo per i 104 anni. Rosa Groppo, ospite dell'IPAB di Chiampo, ha compiuto 104 anni. È stata festeggiata dalla sorella nipoti e dagli altri ospiti della struttura e dal personale. È stato veramente un momento di gioia per tutti, ha dichiarato il presidente dell'IPAB, Alessandro Tonin. Rosa è un esempio per tutti. Frane chiuse, le provinciali 350 e 65, disposto il senso unico alternato sulla provinciale 246 e 31. Le abbondanti piogge dei giorni scorsi hanno provocato frane e colate di detriti con disagi per la viabilità. Le provinciali 350 e 65 sono chiuse al traffico, le arterie 246 e 31 percorribili a senso alternato. I tecnici sono al lavoro per il ripristino della viabilità. L'Eco Nazionale ha arrestato il sindaco di Trigiano nel Barese per corruzione elettorale. Il sindaco Donadelli, Sandro Cataldo, marito dell'assessore regionale ai trasporti Anita Mauro Donia, indagata per corruzione elettorale, dimessasi dal suo ruolo e referente del movimento Sud al Centro, sono stati arrestati e posti ai domiciliari con l'accusa di corruzione elettorale. Caso Salis, incontro tra Schlein e il padre Roberto, aperta l'ipotesi di candidatura alle europee nel PD. Il padre dell'insegnante milanese, detenuta da più di 13 mesi nel carcere di massima sicurezza a Budapest, ha incontrato Schlein.
Sport, Coppa Italia. Dopo la vittoria della Juventus per 2-0 contro la Lazio, va alla squadra di casa anche l'altra semifinale di andata di Coppa Italia. Ai franchi la Viola batte 1-0 l'Atalanta grazie ad un gran gol di Mandragora, un forte sinistro a giro da 25 metri che si stampa sul palo e si infila alle spalle del portiere dei bergamaschi. La Camera ha respinto la mozione di sfiducia presentata nei confronti di Matteo Salvini e anche nei confronti della Santanchè. È tutto, a risentirci, a domani.